nome è Piero Giulianotti, sono chirurgo generale, esperto di chirurgia minimo-invasiva, in particolare chirurgia robotica. Attualmente sono un direttore della divisione di chirurgia minimo-invasiva e robotica della Illinois University a Chicago. Credo che la chirurgia minimo-invasiva sia stata una grossa rivoluzione. Terzo millennio ha iniziato sicuramente la sua storia in medicina con questa grossa novità della chirurgia minimo-invasiva. La chirurgia robotica in particolare è un po' la conclusione di questo percorso innovativo della chirurgia robotica che mette in grado i chirurghi di affrontare gli interventi più complessi della chirurgia generale e anche delle chirurgie specialistiche, mantenendo la mini-invasività, robotica che è anche l'inizio di un ulteriore stadio, di un'ulteriore innovazione, che è quello della virtualizzazione totale. Apre le porte a un futuro che è dietro l'angolo di interventi eseguiti a distanza, fra diverse città in connessione, diversi paesi, diversi continenti. Ah, l'Italia, pur fra enormi difficoltà economiche, qualche bella realtà l'ha realizzata, in particolare a Grosseto, nell'ospedale dove prima lavoravo, è stata creata una scuola di chirurgia robotica, che è veramente un piccolo gioiellino, è una delle poche situazioni di questo tipo, vorrei dire, in Europa, costituita da un laboratorio attrezzato con una macchina robotica, con autorizzazione alla sperimentazione animale da parte del Ministero, con un'auletta di videoconferenza continuamente collegata via internet con tutti i paesi del mondo. Ecco, questo piccolo centro ha dato e sta dando un contributo e io continuo a mantenere contatti con questa scuola e adoperandomi anche nella didattica. Continuo a lavorare impegnandosi nella formazione, dando la possibilità a tutti i chirurghi che ne sentano il bisogno di perfezionarsi in queste tecniche, che credo siano le tecniche del futuro. Il carattere della scuola è un carattere internazionale e quindi abbiamo studenti tirocinanti e perfezionandi che vengono spesso più frequentemente da altri paesi del Mediterraneo, ma talvolta anche da altri continenti, alcuni chirurghi indiani, arabi. Quindi è un'iniziativa che penso vada incoraggiata e sostenuta. Noto questo, la velocità con cui si sta diffondendo la tecnologia robotica nella società medica americana è notevolmente più veloce rispetto a quella italiana. Un po' perché il sistema sanitario è strutturato maggiormente per favorire la competizione degli ospedali e delle organizzazioni sanitarie. Non appena si è avuta la dimostrazione scientifica adeguata di questa superiorità della chirurgia robotica, tutte le istituzioni, tutti gli ospedali hanno fatto la corsa e fanno la corsa per attrezzarsi e rispondere in modo qualitativo a questa richiesta del mercato. La velocità con cui il sistema si adegua a questa richiesta del mercato è molto più veloce rispetto a quella italiana. C'è una, diciamo, maggiore lentezza in questa risposta. Io credo che arriverà anche qua e quando c'è la dimostrazione che un intervento, una terapia è migliore rispetto a un'altra, poi è anche un problema etico l'adeguarsi e offrire a tutti i cittadini quella che è la terapia migliore.